Senza fronzoli oggi, Gate RTA di Ambition Mode. Andremo a vedere questo atomizzatore che ha molto 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 da dire. Andremo a vedere cosa contiene il packaging, faremo una rigenerazione, le nostre conclusioni finali le faremo in compagnia di un amico, ma adesso la sigla. Bentornati su questo nuovo appuntamento sul canale di Sfapo di Guancia. A differenza delle altre volte, ho preferito non fare il deficiente all'inizio del video perché oggi le cose le prendiamo in maniera seria e ci faremo anche aiutare da un amico per le nostre conclusioni finali. Oggi si va a parlare del Gate RTA di Ambition Mode, una casa cinese che ha tirato fuori un gioiellino. Sì, ma assomiglia a quello, sì, ma assomiglia a quell'altro, la campana di questo. Andiamo a vedere cosa contiene il packaging. Questo è come si presenta il packaging del Gate RTA di Ambition Mode. Un packaging risolutivo, un packaging piccolo. Scritta Ambition Mode, disegno del Gate RTA. Disegnato e costruito da Ambition Mode. Qui abbiamo le specifiche del prodotto che può essere o da 3,5 ml o da 2 ml. Praticamente cambia la lunghezza, potete scegliere anche il 2 ml. Logo dell'Ambition Mode. Cosa contiene il packaging? Lo andremo a scoprire, è inutile che vi vado praticamente cosa contiene il packaging, lo andiamo subito a scoprire, è inutile che vi sto a tediare i social e dopo i contatti per l'Ambition Mode. Qui c'erano due sigilli di garanzia che io ho tolto. All'interno troviamo il nostro atomizzatore che ricorda tanto lo Skyline, almeno per quanto riguarda l'estetica. Questo è lo Skyline, un po' lo ricorda, però dopo vediamo l'airflow e la campana sono veramente differenti. Quindi mettiamo via lo Skyline che non ci serve. Dopodiché abbiamo all'interno delle spare parts e all'interno delle spare parts vi faccio vedere, vi è un altro, eccolo qui, oltre le brugoline di ricambio, vi è un pin di sottocoil più piccolino di 1 mm e un nozzle di 1 mm. Dopodiché c'è una chiave, la solita chiave che trovate nei prodotti che vengono dalla Cina. Soffermiamoci sull'atomizzatore. L'atomizzatore è costruito interamente in acciaio. Questo contiene 3,5 ml di liquido. Sotto troviamo Gate RTA by Ambition Mode, il numero 109 è il mio. L'airflow control ha tre fori da 1 e 2 che si possono parzializzare oppure selezionare, e un'asola per un tiro da flavor da polmoncino. Drip tip in derrin con due O-ring molto ampio. Vi faccio vedere il controllo del liquido che avviene rotando il cap superiore, guardate, rotando compaiono questi canali. Si può avere
un controllo del liquido totalmente aperto con 4 canali oppure andando a selezionarne 2. Ora vi smonto l'atomizzatore e ve lo faccio vedere escluso. Questo è il nostro atomizzatore, il nostro Getter ETA esploso. Vabbè, il drip tip ve l'ho fatto vedere prima. Questo non è altro che l'anello che va a chiudere il top cap. Questo è il top cap, oppure il, diciamo, il controllo del liquido, che funziona in questa maniera, andando a mettere la campana dentro la seconda campana. Esce fuori questa specie di chiave esagonale e ruotando viene selezionato il liquido, o uno o un canale o quattro, o due canali o quattro canali. Quindi ve lo rismonto, era solo per farvi capire come funziona il liquido, il controllo del liquido. Il vetro in Pyrex, che se lo rompi fa tu segno della croce. Questa è la campana che va all'interno della seconda campana con il regolatore, abbiamo detto, del liquido. Guardate com'è fatta la campana, è una campana molto alta e cicciotta, finisce all'interno con questo, con questa specie di gradino, campana molto ampia con cammino molto lungo, situazione che ricorda anche qui praticamente lo Skyline, il metodo di apertura e di chiusura dell'area dello Skyline, scusate, del controllo del liquido dello Skyline. Questo è il deck, un deck totalmente diverso da quello dello Skyline, vedete come sono posizionate le torrette, qui ci sono le vasche per il pescaggio del liquido, torrette semplici, e all'interno trovate il pin di sottocoil che può essere sostituito con quello da un millimetro. Quello che vedete adesso dovrebbe essere di 1,2 mm. Andando a lavorare con la vostra brugola, così, potete sostituirlo e inserire l'altro. Io lascio questo perché il tiro è di una precisione unica. L'altro invece è troppo piccolo e stretto, è quasi inutile. Le viti sono anche delle brugoline che a me non piacciono tanto. Quindi passiamo alla struttura del tank, che poi è soltanto una struttura. Non vi sono differenze inserendo la seconda campana. Guardate, come potete vedere, la seconda campana è quella che ne fa da padrona per l'aromatizzazione. La prima campana è soltanto un involucro per permettere praticamente il sistema di avere questo controllo del liquido. Andiamolo a rimontare. Eccoci qua, facciamo subito. Oppala. Vi ricordo sempre di bagnare le vostre O-ring. Ecco qui. Come vedete è facilmente assemblabile. Le filettature sono fatte pure. Le filettature sono fatte anche bene. Questo è il vostro gate RTA ricomposto. Andiamo a fare una rigenerazione e poi faremo le nostre conclusioni finali. Come vedete ho già fatto la coil, è inutile che vi sto a tediare a farvi vedere i giri 1, 2, 3, 4 e 5. Vi faccio vedere la cotonatura, che è molto più importante, perché a fare una coil ormai ci riusciamo tutti. Ho usato un 0,30 nicromo, ho fatto 5 spire su punta da 2,5, vediamo di quanto è venuta. Accendiamo la box, eccola qua, è venuta una coil di 0,80, si riesce a vedere, 0,80. Vi faccio vedere la cotonatura, che negli atom è molto importante la cotonatura, a differenza di come fate una coil, perché la coil 5 giri su un pezzo di ferro li riuscite a fare tutti. Poi siccome
mi seguite sempre, siete diventati dei grandi rigeneratori. Vi faccio, prendo il mio cotone, poso gli occhiali perché ormai non ci vedo più da vicino. Eccoci qua. Olè. Quando inserite il cotone all'interno non deve né ballare né andare troppo stretto. Dopodiché tagliamo le eccedenze, tagliatele più o meno all'altezza guardate un pochino come li ho tagliate io, all'altezza dei due canali, una e due. Dopo aver fatto questo lavoro non farete altro che andare ad adagiare nel canale i vostri pezzi di cotone. Adagiate, non pressate, non fate la mappazza. Adagiare. Uno. E adagiate il secondo. Questo è il risultato che vi dovrebbe uscire. Guardate, il cotone è adagiato e si vedono praticamente dai fori d'ingresso del liquido dove va a prenderlo dall'airflow, si vede i nostri pezzi di cotone che verranno bagnati. Quindi andiamo a prendere un liquido, useremo questo liquido qui che adesso sto shakerando, come sentite. Andiamo a prendere questo che è il Robert della Brenfield, bagniamo il cotone in questa maniera, che bel colore. Uno, due, alziamo la potenza, portiamolo almeno a 16 watt, dai. Ok, importante è non far sovralimentare l'atomizzatore. Sembrerebbe che vada bene. Quindi ci andiamo a rimontare il nostro cap superiore in questa maniera. Ci assicuriamo che il controllo del liquido è chiuso, quindi lo chiudiamo, ecco qui, utilizzando il backup superiore o la chiave, aria chiusa e via di refill. L'atomizzatore contiene 3,5 ml. Dopodiché ci mettiamo il cap superiore, chiudiamo tutto con la nostra rondellina, apriamo il nostro controllo del liquido, apriamo la nostra aria. Io userò i tre fori che così è già molto aperto, mi dà un tiro da 1,2 quasi, quindi prova di svapo e le nostre conclusioni finali in compagnia di un amico. Eccoci qua per le nostre conclusioni finali. Avete visto, abbiamo rigenerato insieme il nostro gate RTA della Bishop Mod. Vi avevo detto che c'era una sorpresa. Per fare le conclusioni finali di questo Atom io chiedo l'aiuto del mio amico Antonio Mazzei. Questo. Allora Antonio, prima che cominci io a fare le conclusioni finali di questo atomizzatore, che ne pensi tu? Oh, ma sai che con la tachia della tabaccheria non si comporta male? Cioè, o meglio, io pensavo molto peggio. Ma già da come usciva quella mistura ieri... Oh, va bene pure coi tabacchi, mi sa, eh? Mo' sti giorni ne provo un altro paio, ma...
Mi sa che hanno tirato fuori un bel gioiellino questi qua. Perfetto, perfetto. Dai, dimmi qualcosa di più. Comunque anche col Better Vape Soul, non riuscirò mai a dire Soul, mi viene Soul. Col Better Vape Soul spacca, il gate. È buono, esce bene sia la tacchia che la vaniglia, bello equilibrato, preciso. NTC? L'hai provato NTC? Come va? Cazzo, lavora discretamente anche in controllo temperatura, eh. Taglia un po' troppo presto l'erogazione, sintomo di una lettura della coil proprio leggermentissimamente sballata verso l'alto, ma ci sta. Bene, bene, grazie Antonio. Almeno qualche difetto l'hai riscontrato, sì? Unici difetti riscontrati finora, vabbè, a parte quel riduttore da 1 mm che non si monta nel mio caso, ma confidiamo che sia un caso isolato. La condensa, comunque crea un po' di condensa e il drip tip aiuta a tirarla su, vuoi perché è corto, vuoi perché ha dei fori non studiati bene. E poi vabbè, una piccolezza, ma le viti a brugola, diciamo, hanno un po' scassato le palle. Benissimo Antonio, io ti ringrazio. Materializzati, anzi, smaterializzati e arrivo alle mie conclusioni finali. Atomizzatore stupefacente. Un atomizzatore che costa così poco è un miracolo che abbia una resa di questa maniera. Antonio l'ha provato con i tabacchi, io l'ho provato con le creme, ho messo su il Dukes, il VCT, ho messo su tutte le creme possibili e inimmaginabili e anche con bassi wattaggi l'atomizzatore funziona non in maniera egregia, ma funziona in maniera da 10, 11, 12, 13 lode. Un atomizzatore che non vi dovete far scappare. Un atomizzatore che ha anche i suoi difetti, le viti a brugola. E alcuni hanno riscontrato il vetro rotto quando l'hanno acquistato in Cina, altri hanno praticamente riscontrato che l'altro pin non andava. Un atomizzatore sensazionale sia per le creme che per i tabacchi, una vera mosca bianca ad un prezzo così direi che è una mosca trasparente. L'atomizzatore in sé per sé, come vi ho detto, funziona bene e ha anche un'altra genialata, ovvero se voi non volete più svapare con l'AddPin da 1 e 2 che avete messo, chiudete praticamente l'aria, chiudete il controllo del liquido, prendete una brugola, togliete via tutto il castello con l'AddPin inserito, smontate l'AddPin, ci mettete quello da 1 mm, lo reinserite e lo riavvitate. Vi dico subito che l'AddPin da 1 mm è inutile perché vi dà un tiro talmente contrastato che non ce la fate neanche a svapare con l'asola. Va benissimo l'AddPin che c'è sotto, che dovrebbe essere da 1 e 2, è perfetto. Avete un tiro tra gli 1 e 2, 1 e 5. Scusate. Parliamo del lit. Lit è veramente gradevole. Non c'è qualcosa che non mi è piaciuto in questo atomizzatore. Non so adesso se la versione da 2 ml taglia qualcosa o se la versione oppure no. Fatto sta che è più piccola, pochissimo. Questa è la versione da 3,5. Sono veramente soddisfatto. Questa è la riprova che anche in un mondo dove non esistono i cloni, oppure non vogliamo comprare i cloni, escono robe veramente interessanti. Detto questo, vi lascio dicendo che io avrei cambiato come Antonio le viti, avrei cambiato anche il drip tip. Non fatelo andare in sovralimentazione o vi arriveranno i lapilli in bocca. Abbiamo detto un atomizzatore che funziona con tutto. Permettetemi di fare un'altra svapata perché me la merito. Il tiro è silenzioso. Vi faccio una differenza perché voi vivete di differenze. Vi faccio la differenza con un atomizzatore che a me sta tanto a cuore, che adesso non lo trovo. Eccolo qua.
Vi faccio anche delle differenze con un atomizzatore che a me sta a cuore, che è il Pennodat. Il tiro non è quello del Pennodat, il tiro del Pennodat è calibrato, ma per quanto riguarda le creme funziona un pelino meglio, nel senso che qui la crema, se mettete un Duchess, la sentite un pochino più aperta, un pochino più diciamo aromatica, qui la sentite un po' più chiusa. Però per quanto riguarda gli aromatizzati, al primo posto rimane sempre il mio amico Pennodat. Al secondo posto abbiamo, a parer mio, che non capisco un cazzo, abbiamo questo Ambition Mode, questo gate di Ambition Mode. Dentro vi è il Robert della Blandfield, che è una mistura di tabacchi con l'aromatizzazione alla vaniglia. E va veramente da Dio. Non sentite tanto il bilanciamento tra tabacco e aromatizzazione, sentite un po' di più l'aromatizzazione, ma va bene lo stesso. Ciao Papadudo. Quindi, adesso io vi dirò una cosa, lo so dire, questo è lo Skyline, questo è il Gate RTA. Mi dispiace, ma per il prezzo che vale, avrebbe dovuto fare anche il caffè, a differenza di questo. Questo è molto, molto meglio in situazioni di MTL. Mi sono sbilanciato troppo? Non penso. Quando qualcosa merita, è giusto che voi la portiate e la conosciate. Anzi, è giusto che voi la conosciate. Questo atomizzatore merita. Io ci metto la faccia. La faccia. Dopo la sigaretta tradizionale, veniamo noi di svapo di guancia. Evviva, le cose fatte bene, evviva!